Ciao a tutti, benvenuti o no, 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 no! Sappiate che no, c'è troppo caldo e devo accendere un pochino l'aria. No, io lo rifaccio perché non mi piace. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul canale, io sono Lia, queste sono le mie parole di panna e questo è un video assolutamente anarchico in cui vi parlerò di un sacco di cose, comunicazioni di servizio, prossimi video, unboxing, autoregali di compleanno, regali di compleanno e magari anche un pochino di TBR estiva. Partiamo subito dalle chiacchiere, così, sul destino del mio canale. Allora, a partire dalle prossime settimane vedrete i miei video, che sono già scarsi, diradarsi sempre di più. Perché ho intenzione di, il progetto è quello di portare Pannina un pochino al mare e di conseguenza non riuscirò a postarvi niente. Ci sono persone che mi hanno detto che faccio pochi video della qualcosa, io sono molto felice che qualcuno apprezzi quello che faccio qui su YouTube, però se siete un po' a conoscenza di che cosa significa comunque girare un video, sappiate che comunque ci vuole moltissimo tempo, io ci metto moltissimo tempo per pensare il video, poi girarlo, editarlo, YouTube ha tempi biblici di caricamento e quindi il tempo che già è risicato nelle prossime settimane comunque mancherà del tutto. Poi dopo ci sarà agosto, ferie in famiglia che spero di fare perché veramente ho un attimo bisogno di relax, abbiamo un attimo bisogno di stare tutti insieme, insomma sicuramente tornerò in pianta stabile sicuramente tra fine agosto, primi di settembre. Ho tantissime idee per nuovi video, ma sicuramente questo non è il periodo per realizzarle e per realizzarli riuscirò probabilmente a ripartire in settembre, fine agosto, primi di settembre. Ho comunque intenzione di girare un video sulle ultime letture di giugno, lo girerò in questi giorni, non so poi se riuscirò a caricarlo sul canale. Sappiate comunque che sono state delle letture entusiasmanti e delle quali vi voglio assolutamente parlare, ma sarò molto logorroica perché ho tantissime cose da dirvi, quindi in quel caso quando arriverà quel video voi preparatevi una tazza di qualsiasi bevanda che voi beviate d'estate e mettetevi comodi nel caso comunque voi abbiate piacere di seguirmi. L'idea era però quella di fare qualche video live in diretta mentre ero in vacanza, giusto per aggiornarvi sulle mie letture. Fatemi sapere nei commenti se l'idea vi piace. La scorsa settimana ho provato a fare un tentativo di diretta, la trovate sulla mia pagina Facebook. Non so come sia andata perché comunque cioè era una diretta molto così, senza niente di preparato, mi era arrivato un pacco, un pacco di cui non sapevo il mittente e così l'ho aperto insieme a voi. L'idea appunto è quella di fare magari qualche video in diretta ogni volta che ci sarà qualcosa da dire, pacchi da scartare, insomma l'idea è quella. Fatemi sapere se comunque l'idea vi piace o meno. Allora, partiamo subito con il succo vero e proprio del mio video e partiamo da un unboxing. Allora, voi non sapete le pile di roba che ho qua di fianco. Allora, nei giorni scorsi ho fatto un ordine su Amazon che è un autoregalo di compleanno. Ho compiuto gli anni pochi giorni fa e di conseguenza ne ho approfittato per comprarmi, per regalarmi alcune cose che erano da tantissimo nella mia wishlist di Amazon. E voglio aprire insieme a voi il pacco. Sappiate che questo pacco è arrivato da 3 giorni e io ancora non l'ho aperto perché volevo farlo insieme a voi. Ed ora lo facciamo. Ovviamente io so già che cosa contiene, ma saranno comunque scleri pesanti. Allora,
Allora, vabbè, qua c'è lo scotch comprato per mia figlia perché ne usa un rotolino al giorno per fare tutte le sue belle cose, i suoi collage. Allora, partiamo subito dal quello che esula dai libri. E la prima cosa che vi faccio vedere, oh mio Dio, è il Blu-ray di Steve Jobs. Allora, chi mi segue sa benissimo la mia profonda passione per Michael, per Fassi, e avevo in wishlist da tantissimo tempo Steve Jobs e me lo sono finalmente comprato e penso che io stasera me lo guarderò. Sappiate che in wishlist c'era anche Macbeth, che è uscito mi sembra in aprile, ma non sono riuscita a comprarlo perché non era disponibile. Sto guardando in vari altri siti perché assolutamente voglio anche quel film. Entrambi li ho visti al cinema, ma ovviamente una ripassatina non fa mai male. Allora, anzi, adesso controlliamo anche che la telecamera non si spenga, perché se si spegne non è una bella cosa sull'unboxing. Poi, allora, un libro che io volevo da tantissimo. Mio Dio, che meraviglia. Ed è La vita di Charlotte Bronte di Elizabeth Gaskell, edizioni Castelvecchi. È costato parecchio perché è costato 22 euro, non so se ci fosse qualche sconto con Amazon, non me lo ricordo, e il costo è proprio quello che mi ha più trattenuto dal comprarlo per moltissimo tempo. Era lì, io volevo assolutamente questa edizione di questo libro e finalmente è mia, perché quest'anno il filo rosso delle mie letture è Charlotte Bronte e le sorelle Bronte. No, cioè la mia telecamera si spegnerà a momenti e mi lascerà sicuramente a metà dell'unboxing, ma comunque cerchiamo di stringere. Allora, l'ultima cosa, l'ultimo acquisto è per colpa di Pamela, la Century Girl, ed è il Literary Listography My Reading Life in List. Io l'ho visto in un suo video, lei lo aveva comprato durante il suo viaggio a Londra e io quando ho visto questo libro dove si possono redigere le proprie liste letterarie, niente, io non ho capito più niente, lo sono andata a cercare, su Amazon era disponibile e quindi mi sono detta no, questo io assolutamente me lo regalo per il mio compleanno perché devo averlo, anche perché ho in mente di realizzare molti video attraverso queste liste. Bene. Unboxing finito, questi sono stati i miei regali, autoregali di compleanno, passiamo ad altro. Rimanendo sempre in ambito di compleanni, regali, autoregali, adesso vi faccio vedere anche quello che conteneva il pacchetto che ho scartato in diretta su Facebook l'altro giorno e di cui vi parlavo prima. Il regalo è stato ricevuto sempre da Pamela, che io nomino sempre. Faccio una piccola parentesi, allora se non seguite Pamela, seguitela, io vi metto il link sotto perché è una persona che io adoro e io non capisco perché il suo canale abbia così pochi iscritti. Ci sarebbe tutto da fare una lunga digressione su questa cosa. Ci sono canali che io trovo che abbiano pochi contenuti ma tantissime visualizzazioni e tantissimi iscritti. Canali invece gestite da persone molto molto preparate, come è ad esempio il canale di Pamela, che invece sentono a decollare. I misteri di YouTube, e non perché io abbia questo gran canale, perché anche il mio comunque non è che abbia tantissimi iscritti e tantissime visualizzazioni. A me comunque non importa, perché io lo faccio perché questa cosa mi piace, mi va di condividere con voi i miei pensieri, le mie letture, le mie passioni, però davvero ci sono persone che meriterebbero molto di più e una di queste è appunto Pamela, che io trovo una persona molto preparata, molto arguta, molto ironica. Insomma, a me piace moltissimo nei suoi video, è una persona che io sento molto vicina, proprio per passioni, per interessi, e lei mi ha mandato, senza che io ne sapessi niente, questo pacchetto Amazon. Vabbè, adesso vedete che qua è un po' rovinato perché l'ho scartato, e conteneva un libro stupendo che è una versione, anche questo gli facciamo fare il volo,
una versione di Jane Eyre in inglese che ha una copertina stupenda. Io ho letto all'interno, guardate, allora, davanti è così. Il dorso è lavorato in questo modo, sul retro c'è questa bambina, dal viso un po', dell'espressione un po' creepy. Dentro il risvolto di copertina è così. Poi vedete, c'è questa immagine bellissima. Qui si parla del disegnatore e sul retro c'è questo castello. Io sono andata a leggere un po' di informazioni appunto sul disegnatore, che è Rubén Toledo, una persona molto molto conosciuta nell'ambito della moda, insieme alla moglie, che è una designer di moda, hanno vinto numerosi premi e hanno addirittura vestito, la moglie ha vestito Michelle Obama durante l'ingresso alla Casa Bianca, da quello che io leggo qui. Questo è un libro Penguin e i disegni di questo Toledo per la Penguin rappresentano un connubio tra arte e moda, da quello che leggo, quindi veramente un'edizione meravigliosa. Io Pamela ti ringrazio perché non avrei mai immaginato di ricevere un regalo così bello, veramente è stupendo. Grazie. Un bacio. Veniamo invece adesso a altri autoregali che mi sono fatta l'altro giorno. L'altro giorno ho fatto una passeggiata in centro a Modena con mia figlia perché dovevo comprarle un paio di sandali perché eravamo veramente in condizioni pietose da quel punto di vista. Ci siamo fatte un giro per negozi e ci siamo comprate qualcosina. Allora, rimanendo in ambito libresco, ho fatto un salto da una ragazza che lavora in una libreria in centro Modena e che ho conosciuto durante l'incontro che hanno fatto Valeria del canale Read Vlog Repeat e Ilenia Zodiaco a Bologna qualche settimana fa, ve ne avevo parlato nel video dei preferiti. E niente, ho conosciuto questa ragazza che lavora in questa libreria, sono passata a salutarla e in questa libreria c'era un bellissimo angolo delle novità e un angolo altrettanto bello, se non più bello, dedicato alla letteratura per ragazzi. Letteratura e insomma pubblicazioni per ragazzi. E quindi abbiamo comprato qualcosa. Allora, per mia figlia abbiamo comprato il mio diario segreto da disegnare, completare e colorare. Allora, quello che mi ha colpito di questo libricino, di questa pubblicazione, è sicuramente il colore e in particolare il fucsia. E vabbè. E è così strutturato in modo che si può colorare, perché ci sono tutte queste immagini appunto da colorare e di fianco però c'è anche tanto posto per scrivere. Di conseguenza mi sono detta che magari adesso che mia figlia non sa ancora scrivere, possiamo iniziare colorando qualche pagina insieme, passando insieme qualche pomeriggio, qualche mattina adesso che è in vacanza. E quando invece saprà scrivere, potremmo completare la parte riguardante il diario, dove ci sono, cioè, vengono richieste tantissime cose molto carine. Qua ad esempio c'è la descrizione che il bambino può fare di sé. Mi chiamo, il mio abito preferito è il colore dei miei occhi, i miei capelli sono. Cioè, vengono chieste tante tante cose che sono molto molto carine. Ecco, qua ad esempio c'è la scuola di disegno, tra virgolette. Viene spiegato come disegnare un gatto. Io lo trovo una pubblicazione molto molto bella per fare qualcosa insieme al proprio bambino o bambina. Poi i libri che mi sono comprata sono Il commesso di Malamud. Tra l'altro questa libreria ha come particolarità il fatto che le libraie sono molto portate alla condivisione delle proprie letture con il cliente, cosa che invece molto spesso manca nelle librerie molto grandi, quelle che si trovano nei centri commerciali, e ovviamente manca totalmente quando si fa un acquisto su internet.
Quindi con questa ragazza ho scambiato qualche opinione di lettura e spero di poterne scambiare in futuro altre, magari conoscendola meglio, e sicuramente sarà fonte di nuove letture, nuove conoscenze. Il commesso di Malamud era in wishlist da tantissimo tempo. Mi ricordo di aver visto un video in cui qualcuno ne parlava, forse era proprio Ilenia, io adesso non me lo ricordo, comunque era in wishlist e io lo desideravo tantissimo. E poi rimaniamo sempre in tema filo rosso delle mie letture in questo 2016, sto parlando ovviamente di Charlotte Bronte. Un libro che io volevo è uscito qualche mese fa, è un libro che io volevo assolutamente, è una nuova biografia di Charlotte, una vita appassionata di Lyndall Gordon, che è uscito per Fazzi, mi sembra fosse fine aprile, è uscito insieme alla pubblicazione del professore che io ho qui, ma che probabilmente non vi ho ancora fatto vedere, o ve l'ho fatto vedere in un haul, non me lo ricordo, tra l'altro non so neanche più dov'è. Perché qui perdiamo libri come se... Va bene, comunque è uscito nello stesso periodo in cui era uscito il professore e insieme alla biografia della Gaskell era l'altra biografia che io volevo tantissimo. Il mio progetto è leggere tutti i romanzi di Charlotte Bronte, che sono 4, quindi non è che ci metterò moltissimo, non credo di farlo ad andare a fine anno, ma tenterò. Sono sempre molto ambiziosa nelle mie TBR, ma alla fine, comunque, desidero leggere i 4 romanzi di Charlotte Bronte e poi tuffarmi nella lettura di queste biografie. Ultimissimo autoregalo, che non è un libro, per una volta tanto, che è contenuto in questa scatolina che, voi ditemi se non è un amore, è stupenda, è una collanina. È sempre a tema libresco, però. È una collanina, adesso me la metto per farvela vedere, è ovviamente a rovescio. È una collanina che ha in fondo un libro, come ciondolo un libro. Adesso la tolgo, così ve la faccio vedere bene, mi sarò spettinata. Allora, il libro in questione, in fondo, che è appunto il ciondolino, è Alice nel Paese delle Meraviglie e la particolarità è che comunque se voi l'aprite ci sono le immagini. Le immagini dell'edizione di Carroll. Io ho da qualche parte una Alice nel Paese delle Meraviglie in lingua originale e ci sono queste stesse illustrazioni. Io quando l'ho visto. Allora, questa collanina, tra l'altro, ho scoperto che viene fatta in un paese qua vicino a me. La marca è Mad Tea, io vi lascio tutti i link in descrizione, andate a vedere il loro sito internet e la loro pagina Facebook, realizzano gadget a tema Alice nel Paese delle Meraviglie che sono qualcosa di strepitoso. Cioè ci sono braccialetti, ciondoli, una mia amica si è comprata una collanina sempre e il ciondolo erano 3 tazzine che fanno riferimento appunto al tè in compagnia della lepre marzolina e il cappellaio matto. Io li trovo veramente bellissime questi gioielli, tra l'altro la collanina è costata 16 euro quindi è un prezzo proprio molto accessibile. Adesso vorrei farvi vedere la mia TBR estiva, ma prima di tutto vorrei aprire con voi questo appuntamento al buio con un libro che io avevo preso da Feltrinelli qualche mese fa e che io non lo so come faccio, di solito sono una persona molto molto curiosa, ma in queste cose riesco a trattenervi, riesco a trattenermi. Ho tenuto chiuso il pacco Amazon per 3 giorni, questo libro penso che sia più di un mese che è chiuso. Questo libro era stato comprato da Feltrinelli dove c'era questa iniziativa, ve ne avevo parlato in un book haul. E niente, adesso lo apriamo. Davanti c'era, lo avevo comprato perché diceva che Parigi di fine 800 fa da sfondo alla storia. È una storia dove amore e follia prenderanno il sopravvento e i protagonisti saranno accecati dalle loro passioni. Va bene, apriamolo. Se questo libro mi piacerà, mi ispirerà, probabilmente entrerà nella mia TBR estiva, magari lo leggerò anche subito, lo inizierò appena finisco di leggere il libro che ho in lettura. Speriamo solo che non sia un doppione. No.
però. Allora, il libro in questione è un classico ed è Thérèse Raquin di Émile Zola e spero di averlo pronunciato giusto. Allora, di questo libro io non so assolutamente niente. Allora, vi leggo dietro una viene riportata un'opinione di Oscar Wilde dove dice che Thérèse Raquin è un capolavoro dell'orrore. Secondo me ne avevo sentito parlare o comunque lo aveva nominato qualche booktuber che adesso ovviamente con la mia memoria non me lo ricordo. Vabbè, sarà molto interessante leggerlo, tra l'altro è un classico, io li amo, i classici francesi li conosco pochissimo, di Zola non ho praticamente mai letto niente, quindi sì, direi di avere fatto un buon acquisto. Bene, passiamo alla TBR. TBR estiva sono questi libri e poi ce n'è un altro che vi devo mostrare in digitale perché penso di andarlo a prendere in biblioteca, anzi partiamo proprio da quello. Allora, nei mesi scorsi, cioè quasi un anno fa, io ho iniziato la saga del Cavaliere d'Inverno di Paulina Simons che mi era piaciuta così e cos'ha, cioè mi era piaciuta fino a metà. Poi quando era partito tutta la serie di la parte diciamo erotica del romanzo, ecco lì mi aveva un pochino lasciata perplessa. Però sono talmente tanto curiosa di continuare a leggere questa saga, anche perché un'altra mia amica l'ha iniziata e il progetto è continuare insieme, che progetto nelle prossime settimane di andare in biblioteca e recuperare il secondo volume di Tatiana e Alexander, perché voglio assolutamente sapere a che punto è, com'è la situazione del fucile del protagonista, e chi l'ha letto capirà, perché ci sono delle similitudini assolutamente improbabili in quel libro. Comunque, Tatiana e Alexander. E tu, Jessica, del canale Books and Muffin, che mi stai sicuramente guardando, prendi nota di questo libro che io leggerò presto e di conseguenza comincio a leggerlo anche tu. Va bene, chiusa parentesi. Allora, secondo libro che vorrei leggere è Niccolò Maniti, Come Dio Comanda, perché leggo sempre troppi pochi italiani. Di Niccolò Maniti mi parlano tutti benissimo, io ho letto millenni fa Io non ho paura e mi era anche piaciuto, quindi probabilmente mi porterò via questo libro con me e tenterò di dedicarmi un po' più assiduamente alla lettura di libri italiani. Il secondo libro invece è di Stephen King, 22/11/63, perché io devo uscire dall'impasse in cui sono piombata per quanto riguarda i libri di Stephen King. Dovete sapere che qualche anno fa ormai avevo iniziato la saga della Torre Nera, sono arrivata al secondo volume e questa saga io non posso dire che non mi sia piaciuta, però non c'è stato niente che mi portasse ad andare avanti con la lettura di quei libri e da lì mi sono proprio impantanata con Stephen King e non l'ho più preso in mano, nonostante sia uno dei miei autori preferiti e io abbia realizzato addirittura su di lui la mia tesi di laurea secoli fa ormai. Quindi niente, l'idea è quella di ricominciare a leggere King proprio da questo libro di cui tutti parlano molto molto bene. Poi rimaniamo in nessun ambito, passiamo invece ad un argomento che mi piace sempre molto ed è la reincarnazione, personaggi che muoiono ma poi ritornano, e il libro in questione è Vita dopo vita di Kate Atkinson, perché mi incuriosisce, perché voglio leggerlo, perché sono curiosa. Penultimo libro è Il Circo della Notte di Erin Morgenstein, Morgenstern, sarà tedesca? Morgenstern, no, non è tedesca. Comunque, questo libro vegeta in libreria da tantissimo tempo e mi sono detta che assolutamente è ora di leggerlo, addirittura so che questo libro è andato fuori produzione, è veramente molto difficile trovare questa edizione, io l'avevo comprata appena uscito, poi è rimasta qua e non l'ho mai letto.
Secondo me deve essere un'ottima lettura estiva, con il giusto pizzico di magia, la giusta leggerezza, ma anche un romanzo che secondo me potrebbe interessarmi, potrebbe piacermi e mi potrebbe far passare il tempo molto bene. L'ultimo invece è un libro che ogni anno dico che leggerò e poi non leggo mai, quindi adesso è assolutamente arrivato il momento di leggerlo. E sto parlando di Cloud Atlas, Atlante delle nuvole, di David Mitchell. Io addirittura non ho ancora visto il film, ce l'ho lì da un sacco di tempo, ma fino a che non leggerò il libro non posso assolutamente guardare quel film. Quindi adesso è arrivato l'anno in cui leggerò Cloud Atlas. Bene! Allora, io direi che con questo ho concluso. Fatemi sapere se voi avete letto i libri della mia TBR, come li avete trovati. Fatemi sapere se volete qualche video in diretta come quello che ho fatto la scorsa settimana, e appena avrò qualcosa da dirvi in diretta lo realizzerò. Questo video, che doveva essere brevissimo e invece come sempre durerà un sacco, è finito. Io vi do l'appuntamento, non so a quando, ma sicuramente sarà il video delle letture di giugno, che magari arriverà in agosto, ma comunque non facciamoci caso. Niente, io vi do l'appuntamento, grazie per avermi seguito, grazie per i commenti che mi lasciate, grazie per i like, grazie per tutto, buone vacanze se andrete in vacanza, buon'estate, buon divertimento, ciao!